Eccoci nella seconda parte. In questo video inizieremo quindi a vedere il ciclo while. Il ciclo while è semplicemente un loop. Cosa vuol dire? Eseguo delle azioni per sempre, fino a quando non succede qualcosa e quindi smetto di eseguire quella azione. Come faccio quindi ad associarlo a questo video? Poi lo vedremo anche in altri video, perché secondo me nella programmazione spiegare un array, spiegare un while, una condizione, è semplice capirlo, però per chi è all'inizio magari è difficile capire dove poter utilizzare questa cosa. È normale, quindi non vi preoccupate se più volte non riuscite a capire cosa utilizzare. È normale, è all'inizio, quindi più cose imparate sicuramente e più cose potete capire. Allora, ogni 0.5 secondi vado a prendere un spawn point a caso, che sono questi tre. Ci siamo fino a qui. Questo qui ha il valore posizione 1, posizione 2, posizione 3. Spettacolo, perfetto. Se ho preso questo qui ed è diverso da ultimo numero ad inizio gioco quant'è? 0, quindi sicuramente sarà diverso, perché sono 1, 2, 3, è diverso da 0, esatto, è diverso da 0, crea un oggetto, ultimo numero diventa la posizione dell'ultimo spawn point di quello che ho preso. Però, come abbiamo visto, se capita 1 mi spawna 1, se capita 2 mi spawna 2, se successivamente spawna la terza posizione, successivamente se spawna 3 si ferma. Devo aspettare altri 0.5 secondi. Posso fare una roba molto interessante. Io posso fare una roba del genere. Guardate, vado a creare un evento e vado a scendere a selezionare un while e faccio next. Io cos'è che devo fare sempre? Devo prendere a caso sempre uno dei tre, ogni 0.5 secondi. Guardate attentamente quello che sto facendo adesso e poi vado a spiegarvelo. Ogni 0.5 secondi vado a fare un while, dove vado a controllare questo e successivamente cosa faccio? Vado a, ad esempio, stoppare il loop. Quello che succede quindi cos'è? Ogni 0.5 secondi vado a fare un ciclo, vado a prendere casualmente uno spawn point. Se la posizione è diversa da numero, cosa faccio? Creo questo oggetto, aggiorno ultimo numero, interrompo il loop, quindi non devo più rifare nessun controllo. Oppure, guardate qui, picca random spawn point. Se la posizione non è diverso, rifaccio di nuovo questa cosa fino a quando posizione è diverso da ultimo numero. Quindi fino a quando lo spawn point che prendo è diverso da ultimo numero. Vi faccio vedere. Io sono sicuro, adesso posso stare così anche per mezz'ora e non capiterà mai un numero che è uguale a un altro, non potrà mai capitare. E lo spawn è perfettamente ogni 0.5 secondi, come state vedendo. Sono perfettamente a conoscenza che questa cosa funziona al 100%. Perché? Perché guardate cosa succede. Il while va a eseguire all'infinito un'azione, fino a quando in questo caso non abbiamo creato un oggetto. Cosa succede quindi? Vediamo quello che stiamo facendo. Il mio ultimo numero qual è? 0. Io faccio ogni 0.5 secondi, calcolo all'infinito, calcolo, finisce, no, falso, ok, continuo, falso, continuo, falso, continuo, vero, mi fermo. Ogni 0.5 secondi vado a fare un while, quindi metto tutto questo evento dentro un ciclo. Perfettamente. Posso fare anche questa cosa che sia qui dentro, in questo modo, quindi non vi preoccupate. Io preferisco dividerlo a livello mio di come strutturo il codice io, ma poi vi faccio vedere che si può modificare questa cosa. Vado a fare un while, prendo uno spawn point randomico, quindi immaginiamo che mi capita questo, quindi diventa spawn point punto posizione è uguale a 1. Bene, spawn point punto posizione è diverso da ultimo numero? 1 è diverso da 0? Sì, perfetto. Quindi cosa succede? Che ultimo numero, che è questo, diventa 1 adesso, perché si è creato l'oggetto, ultimo numero diventa la posizione dello spawn point che abbiamo preso e il loop si ferma. Immaginiamo che adesso a caso mi è capitato spawn point 2, quindi ho preso in esame il 2. 2 è diverso da 1? Sì, perfetto. Allora, creo un oggetto, lo faccio andare verso il basso, ultimo numero diventa il numero dello spawn point punto posizione e interrompo il loop ogni 0.5 secondi, quindi questo qui succede ogni 0.5 secondi. A caso, cosa succede? Che ricapita di nuovo 2. 2 è diverso da 2? No. Quindi devo rifare questo calcolo. 2 di nuovo. No, devo rifare questo calcolo. 2 di nuovo. No, devo rifare questo calcolo. 1. Ok, perfetto. Allora diventa 1, creo l'oggetto e interrompo il loop. Ragazzi, questo è il ciclo while. Si può utilizzare per migliaia di cose, migliaia di indicazioni. Possiamo andare a fare controlli fino a quando non succedono cose. Successivamente, fatemi sapere se vi dovesse piacere in altri video,
Vi potrebbe piacere l'idea di vedere appunto il ciclo while in altre condizioni? Perché abbiamo altri loop. Abbiamo il for, il while, il repeat, il for each ordered e il for each normale. Vi spiego in un video apposito le differenze. Quindi ora che vi ho introdotto inizialmente il while, che come dice anche il titolo, ripeti so long as the rest of the conditions in the event are true. Importante ragazzi, dobbiamo interrompere il loop, perché se non interrompo il loop quello che succederà è che mi esplode construct. Infatti si è bloccato ragazzi, non succede niente, perché se vado a fare un, guardate qui, browser, vado a fare un browser.log quello che succede, guardate un po', che si blocca il gioco. Perché succede questo? Perché calcola all'infinito, 60 volte al secondo, quindi sta calcolando, non interrompe mai il loop. E questa cosa potrebbe far bloccare il nostro gioco. A domani, ciao!